Buongiorno! Buongiorno! Partenza! Siamo partiti, andiamo a prendere la nave. Io sono ancora stroncato dopo ieri, comunque avrete visto il video di quello che abbiamo fatto, se non l'avete visto. Andatela a guardare, perché comunque fisicamente siamo spezzettati. Anche perché la nostra, cioè noi abbiamo organizzato tutto, tutto perfetto, tutto bene, pronti per partire, però poi ci mancava la valigia. Abbiamo finito di fare stanotte alle 4, stamattina alle 6 e mezza sono andata alla sveglia e quindi insomma l'unico che ha dormito è lui. Sì, ma è agitato, lui sente già che bisogna andare a prendere la nave, c'è poco da fare. A dopo. Teddy, sei contento di andare a prendere la nave? Ehi. Mica tanto, è già agitato. Via, tanto c'è da stare in coda, dai. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Fate pietura? Qualche giorno qua. Okay. Perfetto. Tutto a destra, buon viaggio. Grazie. Grazie. Quello è un bel mezzo, eh? Sono rimasta così. Bello, eh? Siamo in cabina della nave, abbiamo appena fatto un piccolo sonnellino, 3 ore. E ora ci facciamo il caffè, poi usciamo e aspettiamo di arrivare a dormire. Daddy, guarda un po', vieni guarda un po', spettacolo, vieni. Questa macchinetta qua, quelle macchinette che dell'emergenza ti salvano. Daddy, B, e ora si aspetta. Guardate che figo. Sì, io faccio un vetro sporco che non si vede niente. Comunque, vediamo fra qualche ora, va? Ciao. Come ingannare il tempo. Caffè. Bello. Qua siamo sempre in mezzo più al nulla. Teddy. Teddy. Ehi. Ehi, un po', saluta un po'. Ehi. Fagli un po' vedere che ci siamo pettinati tutti, guarda. Tutto bello pulito. Sì. Prima con la spazzolina. Che c'è da uscire. Andiamo fuori sul ponte. Allora. Andiamo a vedere se c'è qualche canina, Teddy. Sì. Via. Uscire dalla nave che fare tutto il viaggio, eh? Ora tutta questa roba qua dobbiamo prepararla per domani, quindi andremo a mettere sopra.
75 ml, boh. Secondo me ci siamo. Ah, più o meno. Ci viene. Terzi. Ok. E anche questo è qua. Il gabinetto pronto. Via. Yeah. Teddolino. Allora. Quindi cosa hai preparato di buono? Mamma mia, di buono. Siamo arrivati troppo lunghi. Viene buio presto. E quindi noi dovevamo mettere tutte le cose che avevamo stivate qua sulla macchina. E ce l'abbiamo fatta. Sì. E già. Dopodiché, tardissimo, le 10 abbondanti, i negozi chiusi e la spesa, quindi ci arrangiamo un po' con quella che avevo io qui nella nostra dispensa, quindi pasta proteica, solo questa c'era. Ancora grazie che c'era. Guarda bella. E dei tramezzini, fatto. Perfetto. Vabbè, un maschio. E Teddy cosa hai mangiato? Le crocchette. Che le ha lasciate lì ovviamente. Vabbè, comunque. Da comunque stasera è così, ci siamo appoggiati qua. Siamo al Campi Pausania e domani incontreremo dei ragazzi. E lì inizia veramente l'avventura. Ma questo ve lo diciamo. Oggi è stata una tappa di preparazione. Poi la nave è arrivata tardi. Siamo scesi tardissimi, insomma. Comunque. Sì. Adesso si mangia è meglio, va? E comunque. Oltre a guarda casa. Ciao. Chi è? Un gattino. Magari è andato di là. Allora, ci manca il gatto un attimo. Oh, vedrai. No, è andato già laggiù. Dicevi? No, dicevo che oltre ad avere la pasta proteica la mangiamo anche seduti sul pianale della macchina, perché le sedie le ho già messe lì sopra, sono già tutte caricate. Vabbè dai, domani è un altro giorno. Eccolo. Oh Teddy, non ha accettato neanche il gatto, amore, come mai? Pasta proteica. Noi non l'abbiamo mangiata più perché basta. Il gatto, chissà, forse l'ha già mangiata. Teddy, non la mangeresti neanche te? Ce l'abbiamo fatta. Allora. Dai, mezzanotte meno un quarto. Poteva andare peggio. Teddy, sei pronto ad andare a letto? Lì. Oh. Ciao, eh. Ti gusta? Siamo tutti? Ci siamo. Posso entrare? Vieni. Allora. Guarda com'è. Insomma. Teddy. Ci siamo. Teddy. Quindi niente, oh. La giornata oggi è andata bene, mangiato abbiamo mangiato. Troppo, però. La camera è pronta, la macchina è prontissima. È pronto. E quindi nulla, ci si vede domani per una nuova avventura.
A domani.